Senti, Ciccio, la devi finire, adesso, perché ci ho messo talmente tanto ad aggiustarti, dopo la mille... Fammi parlare perché ti spacco quella faccia di cazzo. Mi sono dimenticato tutto nel frattempo, chi sono, cosa faccio, dove... Devi fare attenzione. E fare molta attenzione. Guarda. E la vista, se mica... Guarda che... Non ti rompere più, per favore. Non costringermi a disinstallarmi dalla vita. Ti prego. Picciu di merda dice huh? Ecco. Va bene, va. Senti un attimino. Cripta della famiglia Keldron. Ci sei? Vieni con me. Andiamo un attimo, va. Attenzione. Ehi, ma vaffanculo, Heartland. Quindi lo prendo come un no. Io non mi ricordo se qua dentro c'era entrato. Già, non c'ero entrato, non ricordo niente, non ricordo. Beh, lì c'è un teschio. Scheletro. Dimmi te. Ho talmente tanto tempo per aggiustare sto cretino di merda. Piano. Fa piano. Ti vedo. Vi vedo. Sapevo io. Lo sapevo. Sgamati. Tantissimo. Com'è che era? No. Adesso prima che mi ricordo i tasti finisce tutto. Finisce tutto. Li hai uccisi? Non l'hai ucciso. Sei scarnificato. Tantissimo. Tu sei vivo. Te. Ciao. Posto? Bravo, esplora. Sì, sì, sì. Beh, la musica potremmo anche basta. Grazie. Cerca. Cosa ho schiacciato? Cioè, non prendere te, porco. Tutte le volte. Teschio. Poi? Non ho capito. Lascia. Mettilo a posto. Ok. Bisognerebbe voler fare qualcosa per quel tuo problema di ringhiare anche quando siamo calmi, però perché è una certa. Candeliera d'argento. Tra l'altro vedo qualche problemino alle texture. Gino, vai in avanti, scoperta un attimino. Ci vedo una sega. Io avevo un bastone della luce pazzesca, vero? Chi è che mi vede? Chi è? Cos'è? Che fai? Allora, aspetta. Una cosa per volta. Ma chi è che... C'è qualcuno lì sotto? Vai Gino! Cerca nella bara. Eh beh.
Vai di lì. Ta 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 ta, non c'è un cazzo di nessuno. Ta ta ta. Oh, okay, ok, l'ho visto. Lo sentivo, lo cercavo, non lo vedevo. Te. Grande. Riflessi felini. La febbre arcana ti aumenta. È morto Anice. È morto. Spara. Picia. Te. No! Te però. Suca! Cosa mi gaso cosa? Piglio gli schiaffi dagli scheletri, mi gaso. Mazza di ferro. Non mi ricordo se avevo poco peso e dovevo star buono un attimino. Lo prendo come un sì. Va bene. Perché siamo entrati? Perché? Niente, non ce la posso più fare. Perché siamo entrati in questo posto maledetto, schifoso? Perché? Non so più che cazzo fare, salvataggio. Salvataggio era qui davanti. Vi sento, bestie di Satana. Ah, di qui ho come l'impressione che si prosegua. Oh! Perché c'ho il fuoco? Perché c'ho le fiamme? Vai bello. Attacca. Beh, io schiaccio e non partono i colpi, vorrei capire ogni tanto. No, però non si fa. Non si fa. Vai. Dovrei trovare un altro. Io non avevo. Te. Ti do una scossa, ti do. Io non penso che gli scheletri possano patire realmente le scosse elettriche. Claymore di ferro. No, ragazzi, c'ho la spada leggendaria bestiale. Tu che dici? Nel senso che... Chiaro, immagino patiscano di più il fuoco, però... A parte che come si spegne sta mano maledetta. Grazie. Però... Vento gelido. Come l'impressione di avercelo già. Enciclopedia parte 2. No, parte 2 si fa poi. Tomo rapidità di mano. Grande. Niente, io direi che andiamo avanti senza pensarci troppo, perché sennò ex soltezze. Di vedere una roba, non ho ben capito cosa. No! Dov'è? Volevo metterlo nei preferiti, sono una testa. F. Ah ah! Quella è gente che arriva, vero? Vai, 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 vai. Attacca, Gino. Fate scattare la trappola. Ah! Ah, branco di Pichu. Branco di Pichu. Questo è olio. Questo è olio. E quella è una lanterna. Questa è benzina e io mi do fuoco. Lui però non si alza. Quella è una pietra. Grande. Allora, o serviva ad ammazzare sti due qua, che comunque siamo riusciti a far fuori in maniera alternativa.
arriva. Tra l'altro normale non aprire le barre dei cristiani. Ma sono dei senza via. Piume prendiamole. Piume fanno meno schifo dei... Allora, io so già che adesso qui ci sarà qualcuno. Io dovrò correre. Qualcuno si ricorda come si scatta? Perché io no. In posa da Gesù Cristo. Porca troia! Mago perduto. Come si correva? Così. Vieni? Vieni? Sì, sì. Vieni, ti ritrovo io, mago perduto. Todo io. Vieni qua. Però fallo. No. Sei un mago. Bestia. Scendi giù. Scendi giù. Dai. Un po' di più. Un po' di più. Un pochino di più. Limite di aggro. Se mi avvicino qui. Te sai che c'è la trappola, te sei furbo. Te sei furbo, stai aspettando ma vicino. Dai. A parte che l'olio c'è anche lì. No. È lì il tuo limite di aggro. Vieni qua. Picciu. Vieni. Te. No. Ostia. Finché non si spegne non mi muovo. Di un millimetro. Diciamo che non l'ho pensata fino in fondo, eh? Possiamo dirla così? Che effettivamente se uno ha paura del fuoco dovrebbe tendenzialmente evitare di dar fuoco ai posti. È un conflitto interiore, ok? Assorbe 4 punti di salute al bestaglio. Poi al bestaglio. Bestaglio. Può essere lanciato solo sui nemici. Dici? E io che volevo lanciarlo sugli amici. Il mana si rigenera. Bestia. Allora, stiamo calmi. Il mana si rigenera più velocemente. Mi serve right now, nana. Più 12 punti di mana. Ah. Non è che senza questa non posso evocare coso. Completo del nomade misterioso. Del nomade misterioso. Mi piace come idea comunque. Sì, sì. Gli incantesimi di magia della luce. Perché io sto usando peso 4. Cosa butto? Scarpe di cuoio che sono peso no, è 1.2. Allora buttiamo peso 4. Dov'era? Te. Grande. Molto bene. Molto bene. Ho trovato una staffa bestiale. Qui c'è anche un libretto, eh. Adesso, ma per forza. Dov'è? Tomo
parte che vento gelido non lo avevo. Scintilla mortale nemmeno. Dardo di fuoco. Allora io lo leggo, ma per completezza. No, adesso non prendetemi per il culo. C'era evoca l'orso bestiale. Evoca un orso bruno spettrale di livello 8. Anice di che livello è? Era questo? No. Scintilla mortale. Una scarica di potere oscuro. Undici punti, diciotto punti. Ah, produca danno anche a chi l'ha lanciata, attenzione, Ma orso... Anice di livello 4, hai capito? No, non volevo fare questo, volevo fare così. Come si leva? Vabbè. Facciamo che lo proviamo dopo. Come lo chiamiamo il lupo? Chi è? Ci provare, sai. Ti evoco un orso. Adesso come minimo sarò circondato da Cristo. No, c'ho solo i miei soliti problemi. Raga, dove sono? No, che adesso perdo di nuovo l'altro. Lo perdo. Perché giustamente sono finito dall'altra parte del fiume. Allora. Sì, qua è dove sono venuto prima per liberare quella testa di cazzo. Ma non è un problema. Allora. Com'è che si faceva così? Allora, penso che io possa ricongiungermi con lui passando di qua. Almeno credo. Guarda che schifo, non si può vedere. Cos'è successo di nuovo? Bestia. No, ma flickera comunque. Ma che cazzo ti flickeri? Io vorrei capire. Gino, via, basta. Via dalle balle, ti racconto strada facendo, andiamo. Andiamo. Beh. What? You mean the living dead, the watiers everywhere, the frenzied civilians? I'd say this country's seen better times. But at least something happens. It makes this place less boring. No, ascolta. Non ci siamo capiti. Non ci siamo proprio. Capiti! Muoviti! Now a good pipe. Qual è il problema? Non sono sul giusto. Se torno sulla strada. Com'è che si correva? Se torno sulla strada mi segui? Ti prego, perché hai spaccato il cazzo. Cioè, dobbiamo andare a sto posto. E questa... Cos'è quel posto lì col sangue adesso? E questa è la strada. Io lo prendo come un no. Però stanco, morto, via. No. A uno. Allora qua me lo ricordo. Qua c'erano i teschi. Oh, ti seguo di nuovo. E allora vedi di muovere il culo. Ti aspetto qui. Quello è un alveare. Ti sto aspettando qui.
Sto continuando ad aspettarti qui. Stanno continuando a calare i frame mentre ti aspetto qui. Perché è proprio un posto brutto. Ma brutto, brutto, brutto. Oh. Gino. Niente, ma tanto cala uguale. Cambia mica niente. Cambia mica una sega. Mi segue di nuovo, ma non mi sembra mica. A me non sembra mica mi stia seguendo. Si sta avvicinando, no? Dove ti sei bloccato? Dai, dai, grande, mio fratello. Lo sapevo io. Andiamo. Vai. Senti. Però ci... Chi è il beota che ha pensato che questa meccanica fosse una cosa intelligente? Io vorrei capire. Chi è che ha detto, sai cosa? Se fai un passo fuori dalla strada, lui si pianta. Con il rischio di buggarsi irreversibilmente. Non è che voglio insultare gli sviluppatori tutti. Io immagino il lavoro ci vada a fare una mod del genere. Però raga, Dio santo. E poi cala. No, raga, sotto i 60 no. Sotto i 60 no. Allora, senti, suppongo che di lì non ti piaccia perché... Allora, andiamo di qua. C'è problema. Stiamo calmi. C'era una roba col sangue, ma d'altronde che ce ne fotta noi del sangue? Anzi, vedo sangue e vado da un'altra parte. Ma mi sembra normale. Sei ancora lì dietro. Bravo. Non ti guarderò più a chiedertelo perché mi cala la vista mentre te lo guardo. Te lo chiedo. Guarda. L'ho fatto di nuovo. L'ho fatto di nuovo. Stai lì, Per favore. È crollata, c'è niente. Sai cosa? Ho cambiato idea. Lascia stare i topi. Che ti frega dei topi? Vieni. Sono stufo di ammazzare topi a caso. Cos'è quello? Una capra. Ora non mi interessa. Devo risolvere questi problemi in qualche maniera. Però raga, sono stufo di smanettare. Funziona mai un cazzo. Quella è una guardia. Grande. Grande. Tutori della legge. Civiltà. Amici miei, io credo nel sistema. Buonasera, gentiluomo. Ha messo il gel alla coda del cavallo, ha messo. No, no, no. Non di qua che si sbaglia, poi questo se ne va via. Si offende. Se fai un passo più in là, fa. Caproni. E insomma. È bestiale questo posto qua. Siamo mica arrivati. Ark porta ovest. Siamo arrivati? Mi levo questo cristiano dal cazzo una volta per tutte. Mi stai per caso dicendo questo? Kurumai Kazarotatti! Hey, you there! Yes, you! Can you spare a moment for him? He would be very grateful. Gesù Cristo? Se fai stare zitti i maiali, però, perché. Allora, chiunque esso sia, se mi permette di levarmi dal cazzo questo qui, guarda, cosa. Di chi parli? Well, he
Kermai Kazor Tataka Jape. Kazor Pazorp. Your help. Tell him, do you have good eyes? No. Non c'è l'opzione, no. Non ce li ho. Oggettivamente, ci vedo un cazzo. Good. Very good. Let him cut to the chase. He is in dire need of eggs. Uova. Lots of eggs. And he wants you to help him. Sei uno starling. Sei un Pokémon quella roba lì. Sembra una richiesta inusuale. Ti sembra una gallina? Cos'è uno starling? A half starling, yes. But unfortunately he's not from Anku. If that's what you would have asked next. Which is something he really regrets. This world, it's so dirty. So loud. But, well, what can you do? One is what one is. Guarda, su una cosa siamo più che d'accordo. Sporco, rumoroso, noioso, mi avete rotto il cazzo. Specialmente questo angolo di mondo, cioè dove vivi te. Sembra una richiesta inusuale. Gli rispondo male, raga, dovete ripigliare uova. He is not talking about common eggs. Ma va. Do you see those brown hammerbirds circling over the heartland? In many other countries, such as Nerim or Kira, their hatchlings are brought up to be letterbirds. He wants to raise such letterbirds for a special purpose. So, what do you say? Will you help an old starling? The ancient fathers would thank you for it. He's sure of that. C'è problema, parliamo di ricompensa. Chiunque siano questi stili, due, i loro ringraziamenti mi sarebbero riga. Bravo. You're talking about coin. Volevo sapere cosa gli serviva. Yes, he does. And provided you bring him what he needs, he would have given them to you anyway. Eccolo. Oh, that's hard to explain. He doubts you would understand. But it has to do with our lost home, the Star City. Attenzione, ma te sei di quelli... Mi ricordo. Te sei di quelli che hanno costruito quelle serrature da idiota di merda, vero? Te fai parte, guarda, si spiega tutto quanto. Yes, the place we starlings come from, and where we are destined to return to eventually. Don't you know the stories? There's a city far up in the sky, and all the worldly suffering doesn't exist there. Che suona un pelo come una cazzata. But this is no place to talk about that. There are books which could explain our prophecies a lot better than he ever could. Uova di pistacchio di picchio dei boschi. Perché ho detto? Ma raga, pistacchio. Ce la faccio. Comunque siano questi antichi padri. No, me l'ha già detto. Non lo trovo sto picchio di merda. Well, that is the part where your good eyes come into play. All you need to do is follow the movements of the birds flying above the sea here and in its vicinity. Eventually they will return to their nests, and that's where you can find the eggs. Just come back once you've found a good handful or more. He will wait for your return. Sì, allora, la verità è che ne ho passati di nidi di quelle bestie lì. La seconda verità è che non succederà, cioè difficilmente, se mi capita... So, any luck? Avete studiato insieme al ce... So, any luck? Torre di guardia. Torre di guardia. No, no, non rubare dal baule delle guardie. Sì, matto. Beh. Bravo, aspetta lì. Prima che t'ammazzo. Tra l'altro pare sia un vizio di queste torri far calare, eh. Perché calare cala.
Questo è assolutamente gratis e non da rubare. Raga, è andata così. Voglio dire, dovevi aspettare sotto te. Comunque, tutto sto casino e poi alla fine ho parlato con un cristiano inutile. Per favore, andiamo in città. Ti prego, basta. Sono stanco, voglio dormire. No, mi fa cagare. Ok, sono incazzato nero, mi fa cagare. Ci sono dei poster, dei JPEG appiccicati al muro. Questo qua sembra incazzato nero. Cacciatore. Buongiorno. Permesso. Tra l'altro, guarda, sono profondamente grato del fatto che il viaggio è anche stato più corto di quanto pensassi. Pensavo dovessimo intraprendere un viaggio bestiale. Buongiorno signora, se potessi io entrerei. Foreign Quarter. Why not? Voglio dire. And here we are. Welcome to Ark. Grazie. I've got some things to take care of here. So let's meet at the market once you're ready to meet Grandmaster Teodoro Orenthiel and his mages in person, alright? A voglia. Hanno sonno, poverino, stanchi. Anzi, dimmi qualcosa di più di utile sulla città. Pensavo fosse prigioniero a Nerim. No, io non pensavo un cazzo. Dimmi dove posso andare a dormire. Oh, sure, I should have thought of that. Pardon me. All right, then. Ark is divided into 5 districts, not counting the harbor. The Foreign Quarter, where we are right now. Bene. The Marketplace, the Nobles Quarters, the South Quarter, and the Temple. If you're looking to gear up, I guess the market would be the place to go. You can find anything there, from food to weapons, armor, and whatever else you need. If it's magical supplies and alchemy you need, however, you best try your luck in the Nobles' quarters. But prepare yourself for some dismissive looks. Up there's also the bathing house and the theater, in case you have the coin for that. Mm. Finally, there's the temple, which is hard to overlook. Normal citizens are not permitted to enter it. And from up there, the Holy Order reigns over this country. Allora. But if all goes according to plan, you'll soon see it from the inside. And then there's the Undercity. Esatto. Non suona troppo in vita. Cazzo dici? Con cosa abbiamo letto? Io ci voglio proprio andare. Voglio andare proprio lì, a conoscere i reietti. Voglio capire, voglio studiarvi. Yeah, it doesn't, and it isn't. The Undercity is a cluster of caves directly beneath our feet. Grotte. And down there is where the poor and the sick live. Not to mention those that the Order doesn't like to see in their neat, pretty streets in the upper city. Not a place I'd recommend you visit. At least not unless you're looking for mischievous things. Dipende da cosa intendi. Pensavo fosse prigioniero a Nerim. Chi è che me l'ha detta questa cosa qua? Perché lo pensavo? By his own son, Narazul, yeah. Narazul. But roughly 2.5 years ago, he suddenly appeared back in Enderal. Accompanied by a handful of mages who once fought against him in the Great War. Weird, I know, but that's how it was. Andiamo dritti al punto. Il più fidato servitore di Nova Luce è tornato insieme ai suoi arci nemici. He did, yeah. It seems that something happened between him and them that made them sort out their issues, you could say. Ma tu pensa. They're allies now, and frankly, nobody quite knows why. Convenient. You can imagine what kind of uproar that caused among the Holy Order itself. But in the end, Orenthiel got things his way. Orenthiel. You can say what you want about him, but he never lost his charisma, that's for sure. Sono abbastanza sicuro che sia al contrario, eh? Significa che i nemici più inclapabili... Ti prego, l'italiano, leggilo. Con calma. I nemici più implacabili di Nova Luce ora lavorano con i loro più fervidi serviti. Non è bizzarro. È... Non mi viene il termine. You're telling me. Chiaramente. But apparently their alliance has something to do with this red madness. Ecco. I guess we'll see what happens. Tra l'altro, ricordiamo, dobbiamo ancora capire se la mia febbre potrebbe portarmi a quella roba lì. Io mi faccio un giro. Then see you later and enjoy your stay. Vai con Dio. Oh, che liberazione!
Che liberazione, che stanchezza. All'interno di Ark puoi utilizzare le indicazioni stradali per viaggiare avanti e indietro. Guarda, non me ne frega un cazzo.